che ne so, immaginatevi uno che parte da Capurso, così, va in Italia, diventa il più grande attore e incassa più di tutti i film di Fellini. Ecco, invece lui l'ha fatto nel 1920, quando non c'erano i social network, quando non c'era niente, manco la televisione esisteva, è partito da Castellaneta, è arrivato a Hollywood ed è diventato Rudy Valentino. Ancora oggi, quando uno vuole, diciamo, tirar fuori in America un nuovo divo, anche una nuova diva, si rifanno sempre a Rudy Valentino. Poi c'è anche Elvis Presley, Prince, vi ricordate tutti i capelli pomatati che c'erano loro, da chi l'hanno preso? Perfino Bobby Soul, insomma, cioè, è stato emulato dappertutto, è stato il primo ad avere lo sponsor nello spettacolo, nell'arte, è il primo a credere al divismo, cioè alla necessità di mostrarsi al pubblico in modo generoso, però anche molto attento. In questo ritorno